di essere molto più breve. Diciamo che oggi siamo a esaminare una proposta municipale che è in perfetta sintonia con le linee programmatiche di questa amministrazione e che anche costituisce un elemento di sinergia, perché, come giustamente ha detto il presidente della Commissione Commercio, Davide Lanza, c'è stata una intensa collaborazione tra Commissione Consiliare Capitolina e Municipio a seguito dell'approvazione del regolamento dei mercati agricoli, che già su Roma Capitale ha istituito dei luoghi, i farmers market, appunto i mercati agricoli di San Teodoro, Garbatella e quello che sarà il farmers market di Corviale, che è un'altra grande opera voluta da questa amministrazione, che richiederà un notevole sforzo e che ha dato la possibilità, la facoltà ai municipi di istituire i propri mercati agricoli all'aperto. Ecco, quindi il sesto municipio ha subito colto l'opportunità di rappresentare quelle che sono le linee programmatiche di questa amministrazione ed identificare appunto un luogo che sia diciamo un prodotto dove siano posti in vendita prodotti agricoli chilometro zero a opera di produttori e che quindi nelle nostre corde prevede appunto la presentazione ai clienti di prodotti genuini direttamente dal produttore al consumatore. Questa è una delle, diciamo, principi cardine, insomma, di questa amministrazione, che ritroveremo poi anche in un'altra delle proposte che poi approderà in aula e che è già stata nelle commissioni competenti, come quella ambiente e quella commercio, che è la delibera sulla food policy. Quindi noi vogliamo che ci siano, e quindi una delle attività previste nella food policy sicuramente è la incentivazione della filiera corta. Lì si parla anche di orti urbani e di altre iniziative, però all'interno di questo grande progetto, che vede appunto un'alimentazione sana, che vede appunto la vendita di prodotti di qualità e sani ai cittadini e che prevede appunto fornire posti di lavoro alle persone, il Municipio Sesto ha pensato bene di trovare una localizzazione che ha inserito nel suo piano delle aree previsto dalla normativa comunale e quindi ha istituito e istituirà oggi con l'approvazione dell'Assemblea questo esempio che tutti gli altri municipi che hanno a cuore questi argomenti che abbiamo rappresentato potranno fare identificando aree idonee per rappresentare questa volontà forte di questa amministrazione di favorire i prodotti sani, di favorire un commercio sano e di portare servizi di qualità ai cittadini. Quindi noi ringraziamo tutti gli attori, il Presidente Romanella, l'Assessore Dorrico, il Presidente della Commissione Commercio Davide Lanza e tutti i consiglieri di maggioranza o di opposizione che hanno voluto approvare quest'atto che noi con gioia approveremo oggi come Assemblea Capitolina. Grazie, Presidente.